Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Anche oggi sveglia presto, ma questa volta non per Giordano, ma per me. Perché oggi vado a fare, cioè questa mattina vado a fare il vaccino. Intanto già mi sono preparata e l'ultimo è sempre Giordano. Non ci metto, non metto niente, non dite niente. Ma io mi sono vestita, truccata, ho fatto il letto, ho fatto del letto. Io cosa mi dici? Sì, è certo, 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 sì. Allora, non nego che un po' di paura, proprio piccola piccola, ce l'ho anch'io, ma sempre per le cose che si dicono, che si leggono, però vabbè, anche perché vedo che ci stanno anche costringendo a fare questo vaccino, non è obbligatorio, ma ti costringono, perché ho anche sentito ieri in TV che per chi va a scuola e non ha il vaccino viene sospeso. Per me questa cosa comunque non è giusta, però vabbè. Allora, io per prevenire qualsiasi cosa dicono che è meglio prendere una tachipirina prima. Perciò poco prima di fare il vaccino mi prenderò una tachipirina. Non so perché, ma ho il sentore che un qualche cosa a me mi venga. Non lo so il perché. Sarà che ogni volta che faccio il vaccino influenzale un qualcosa mi viene sempre, mi vengono le placche qui sotto alla gola che mi fanno tanto male, cioè per due volte che l'ho fatto il vaccino anti-influenzale e per due volte mi è venuta la stessa identica cosa, non so perché, o mi verrà la febbre o mi verranno sempre queste cose qui alla gola, ma comunque staremo a vedere, oggi vloggeremo, oggi staremo insieme, il tempo non si capisce. È mezzo nuvolo, mezzo soleggiato, ma meglio così. Ho l'appuntamento per le 8.50, sono le 8.24 e ancora stiamo qua e non so nemmeno dove devo andare, so solo che devo andare al porto. Poi dove non si sa. E niente, raga, qua finiamo di prepararci e poi andiamo. Allora, ecco qua. Ok, adesso possiamo andare. Allora, eccoci qua, vaccino fatto. Ce l'ho qua, ce l'ho proprio qua. Ah, c'ho ancora il braccialetto che devo togliere. Ma che serve questo braccialetto? Che ne so, niente. Io stavo con te. Per ora tutto a posto. Ancora non mi si è preso un colpo. Ancora non mi si è preso nessun colpo. Non so se mi sto facendo suggestionare, ma ho il respiro un po' più corto. Però vabbè, può essere che è l'ansia, non l'ansia, lo so. L'ansia, l'agitazione. Sì, sì. Non mi ha fatto niente, se faccio così un pochetto male già il braccio mi fa, cioè proprio la puncicata. Guarda la... che domani c'è il livido, ah sì? Vabbè, niente, pure questa fatta, ora ci andiamo a fare una bella passeggiata, vero amore? Certo. Mattutina, perché ormai io e Giordano non usciamo più la mattina per fare cose belle, se io e Giordano usciamo è per fare soltanto cose brutte. Di questo genere, ospedali... Mai che riusciamo a svegliarci per fare cose belle e uscire. Infatti questa cosa ce la siamo detta, nel senso, cavolo, svegliamoci presto per fare cose belle, per andare a mare, per fare colazione di fuori. Fino adesso non ci siamo mai riusciti, ci svegliamo presto solo per andare entro all'ospedale. Vabbè, dai, mo, piano piano, quando ci saranno meno cose da fare pure a casa la mattina, perché noi ci svegliamo e ci siamo tante cose da fare. Ma mo come stai tu? Tutto a posto? Sto bene. Oggi Giordano dice che si sente una bomba. Sì, oggi sto proprio in forma. Nel frattempo qua stiamo uscendo dal porto. L'inespugnabile porto di Civitavecchia. Allora, mi sembra più che ovvio e meritato il paninazzo del porchettaro. Con la, io me lo sono preso con la salsiccia, insalata e maionese. Tu? Semplice. Io semplice perché io so per le cose semplici. Buono, regà, buono. È da un bel po' che ce lo stiamo desiderando. E quale migliore occasione per mangiarcelo adesso? A pranzo. E? Con il mare davanti. Con il mare davanti. E c'è un'aria che viene proprio da lì, un vento che viene da lì, da scirocco. E c'è tutto il profumo del mare. Bello. Mare, salsiccia, da paura. Un po' a vedere? Raga, questo qui poi è uno dei paninari, cioè il miglior paninario di Civitavecchia. Infatti, buono. Guardate, c'è sia la panunta sopra
La salsiccia tagliata fina fina e il pane è buono. La salsiccia è buona. Se la mettiamo proprio. Il prezzo è buono. Vabbè, non ci frega niente. Basta. E noi ci nutriamo, ci siamo sempre nutriti di cose veramente tanto semplici. Ecco, un panino in macchina davanti al mare. Top. Vero? Infatti a noi sta cosa del Covid, mo sta cosa che Giordano non può andare in posti affollati, non ce ne frega niente, perché fondamentalmente non siamo mai state persone che andavano in luoghi affollati. A noi ci piace stare da soli, in tranquillità, a parlare. È vero, mo? Te a magnà? Siamo delle persone riservate. Vabbè, adesso regà, me lo pappo anche io. Buon appetito! Allora, siamo tornati a casa già da un bel po'. Già. Intanto abbiamo montato il video, ha montato un video che uscirà questa sera. Siamo dovuti tornare per forza, non volevamo tornare per niente a casa, però ci siamo dovuti tornare per forza proprio per montare questo video e farlo uscire stasera. Poi abbiamo fatto io, poi se a me mi vedete con questa acconciatura così, uno perché fa caldo, poi ho lavato per terra per tutta casa. Cioè, lavare per terra per tutta casa con questo caldo appiccichi da morire. È un suicidio ogni volta lavare per terra, perché poi non è che faccio una stanza alla volta. Se io inizio a lavare per terra, io devo lavare per tutta casa tutto d'un fiato. Perciò, niente. Adesso che è? Madonna, ancora! Ancora è 1:35. Vabbè, calcolate che noi abbiamo detto per pranzo, ma quel panino noi ce lo siamo mangiato, che erano le 10:30 della mattina, avevamo fame. Però, che proprio per questo non volevamo tornare a casa a prenderlo direttamente a mezzogiorno e mangiare. E invece, una volta che c'eravamo lì con questo odorino di salsiccia che veniva su, alle 10:30 noi abbiamo pranzato. Però non ho fame, adesso farò un ginseng, poi ci mangiamo una Kinder fetta al latte buona. Ok, amò, che culo, cioè guardate raga, che culo, non ce ne stanno più, guarda, uno e due. Siamo mangiati tutto il cofanetto. Qua ce n'erano 10, cioè conviene questo qui che prenderne 5. Eh sì. Vabbè, qua ce ne stavano altre 5, alla fine venivano 3 euro e qualcosa. Buono. Vabbè, tu che vuoi, caffè o ginseng? Uguale, quello che ti vuoi. Stranamente Giordano si sta bevendo più ginseng che caffè. Eh sì, perché il caffè... Ti richiama sigaretta. A parte che mi richiama sigaretta, però lo sento molto forte. E mo che famo? Perciò quando devo ordinare i caffè... No, fa il caffè. Ma quando devo ordinare quello devo ordinare sempre di più ginseng o sempre uguale? Non lo so, mo. Vabbè, poi dimmelo, è. poi dimmelo. Allora. Ok. Io utilizzo così. Vabbè, faccio prima il ginseng a me. Buona? Proprio buona. È buona però? Ora che capisci bene il sapore, ne devi mangiare un'altra. Tutte e due. Una non basta secondo me. Da finita? No. Stamattina siamo svegliati presto. Il 31 ci dobbiamo alzare sempre alle 6, alle 5. Partire alle 6, andare a Roma.
che Giordano avrà il controllo e speriamo che quel giorno gli tolgono veramente tutto. Poi, l'uno, cioè subito il giorno dopo, dobbiamo ritornare a Roma, perciò risvegliarci presto. Noia, raga. No. E c'è il prelievo, quindi pure a digiuno. Pure a digiuno gli tocca. Così. Allora, aggiornamenti. Sto bene. Adesso sto cominciando a sentire un po' di dolore al braccio, però dai, è una cosa comunque fattibile, cioè lo muovo tranquillamente. E poi stiamo mangiando come due scrofe. Oggi è un continuo ciancicare, cioè raga, stiamo a far schifo veramente troppo, troppo, tra merendini, ma... Tutto di più. E io ancora ho fame. Cioè adesso mi sono mangiato un merendino, un colazione più, io ancora ho fame. Ho fatto il sollevo, ricchi di... Non devo mangiare un altro. Sta a posto. Ma quell'altro lo mangio io. Vabbè. Comunque adesso Giordano tanto non pesa nulla, tranquille, cioè è proprio finto come specchio. Prenderà questo specchio e lo appoggerà lì per cercare di capire, perché quando ero sola l'ho fatto, l'ho appoggiato lì, ma non riesco effettivamente a capire. Perché secondo me ho fatto una grande cavolata, sia a comprare quello specchio che poi è bellissimo e sia questi mobiletti qua. Perché lo specchio è talmente grosso che io mettendolo su va a finire che mi prende metà viso, perché devo mettere sotto questi mobiletti. Questi mobiletti sono troppo grossi. Ma perciò ho chiesto a Giordano se prende quello specchio, se ce la fa ovviamente, ma certo, ripeto, certo. È leggerissimo. E se lo poggia lì. Ve lo faccio vedere anche a voi, così semmai mi date un consiglio. Perché avevo pensato di non mettere più niente lì al corridoio e di ricomprare tutto da capo, tanto queste cose sono sfruttabili nelle altre stanze. Non lo so. È leggerissimo. No, ma non pesa niente, è tutto cartone. Allora. Vediamo come mette. Allora, che io voglio vedere. Cos'è? Non sta scendendo più, se lo viene. Niente da lì. Sta scendendo più. Sta rompendo tutto in questa casa di merda. Mamma. Allora, ho sbagliato, l'ho preso troppo grosso. Io penso che qua va bene. Quei mobiletti, raga, non mi c'entrano. Va bene. Questo, infatti. Questo sarebbe l'altezza perfetta, ma se tu me lo metti lì dopo, sti cassoni, che sono due, non mi c'entrano, a meno che non lo metto proprio giù. A meno che non compro quei comodini che sono piccolini, non so che fare, raga. Comunque a filo di questo. Non riesco nemmeno a spiegarmi. È a filo di questa scatoletta. Non mi riesco a spiegare comunque. Va a filo di qui, comunque ho visto, qua. La parte sotto. Ho capito, è ingombrante. Ho sbagliato, raga, perché l'ho preso rotondo, invece lo dovevo prendere ovale. No, era bellissimo. Però come faccio io a metterci... Aspetta, come faccio però io a metterci questi, che sono due? Ma uno di quelli non si può mettere qua? E ci mettiamo sopra il modello? Non c'entra. E ci mettiamo sopra il modello? Come non c'entra. Non sarebbe brutto, fammi vedere. Questo lo faccio io. Aspettate, raga. Ecco, mo, finalmente apriamo questo specchio. Scusate se siamo al buio, però in questa casa si rompe tutto, si è rotto pure il sensore, cioè, raga, c'è la luce. Si è rotto il sensore, cioè si è rotto il lampadario quello bello grosso di là in camera. Ma caldaia un po'. Vabbè. Ci dice proprio male, Si rompe tutto, non si sa com'è. O c'ha sta a tirare qualcuno. Sicuramente, casa bella. Che si fa? Eccoti, è una stupidata. Sotto, sopra. No, li puoi mettendo te pari, mica la mette 100. Metti qua e basta. Ok, mette, intanto levati. Intanto facciamo spazio. Allora, ok. Aggiungiamo un attimo qua. Ma lo devo mettere per terra sopra? No, non c'è bisogno. Per il bello, a me piace. Certo che è bello. Mi piace. Muoviamo a misura a distanza dei due fuori. Ok. E la riportiamo sopra. Non è qua.
E fu così che lo mettiamo storto. Quanto ci volete scommettere, raga? Perché Giordano è fatto per le cose storte. Scusa, me la tesoro. Ma essendo un cerchio, come fai a metterlo storto? Lo spieghi, per favore. Non lo so. Che cascata? Che è sta robetta? Non è niente, è una cazzata. E okay. Basta. Mo, appoggiamoci un attimo allo specchio. Perché? Per vedere l'altezza. Se no famo pure quell'altro buchetto, l'altro c'è. Quello di fuori. Ok, dite di. Non lo so, ok, quando c'ho lo specchio messo. Perché ci devo via. Sempre per foro questa da qua, sempre. Ma il fatto che è tondo non può essere storto. Come fa a essere messo storto? Impossibile. A pensare che Giordano aveva il braccio così prima, ma che poteva mettere. Non mi messo altro. Perché gli avrebbe fatto male. Eccolo qua. Non cominciate a dirmi che è troppo alto, che quella è l'altezza sua perfetta, perché sennò però mi ci stanno i mobili sotto. L'importante comunque è specchiarci la faccia. Com'è? Carino, no? Mi piace. È bello, è solo che adesso dobbiamo mettere quei mobiletti per vedere poi effettivamente come ci sta. Sì, io devo mettere questi. Perché di mettere così? Fa vedere? Loro nel disegno dicono di metterla così. E così deve essere al messo. Al muro. E questo qua giustamente lo trovi in questa maniera, che sta attaccato al muro. E questo lo metti qua. Perfetto, ok. Ma le guardi da dentro al mobile se si vede questo buchetto qua? Perché sennò io non posso fissare. Ci si va. Guarda qua se ci riesci a mettere una di queste vitarelle. Queste. Allora, aspetta, ma lo fai così. Ma però. Le fai cose fatte bene pure io, eh? Quella va lì, eh? Ho capito dove va, amore. Allora. Ma non c'entra? Ma... Ah, aspetta, fammi uscire prima a me, così poi ci ho anche più te. Non ce l'ho. Allora, sono quelle. Allora, sono queste di qua, che mi hanno portato per prima, mo. Allora, nel frattempo mi sono montata anche il secondo. Però ancora ci devo mettere lo sportello, perché ho fatto prendere questo a Giordano e l'abbiamo posizionato. Ovviamente quello l'ho alzato io perché pesa, questo qui con lo sportello. Lui ha alzato questo qui per vedere come va, perché eravamo decisi se mettere quello più alto e un altro più basso, o questo più alto e quello più basso. Però per far sì dovevamo metterli tutti e due a fianco. Perciò mettiamo questo alto che va giù in discesa con quell'altro. Comunque dopo vi faremo vedere. Ma adesso voglio fare le patate al forno. Devo mettermele a fare adesso, che sono le 7. Se no, altrimenti per le 8 non sono pronte. Guardate che bella luce che entra. Bellissima, un botto di luce. Oh, ecco qua, patate fatte. Ho già messo il forno a scaldarsi. Via, ciao patate buone. Allora, abbiamo finito questa parte qui. Raga, devo rimangiarmi quello che ho detto, perché è veramente carino. Messo così è carino. Dai, ora vi faccio vedere tutto il risultato. E poi già ho altre belle idee da fare, sempre in questo angoletto. Allora, eccolo qua, lo specchio. Poi c'è questo qui che riprende il nero dello specchio e due mobiletti. E qua sotto volevo metterci, datemi sempre comunque dei consigli, ma qua ci volevo mettere tipo delle lanterne, quelle nere carine, una magari più grossa e una un po' più piccolina. Poi sempre qui stavo pensando, qui che sarebbe sopra a questo, a prendere un vaso lungo nero e opaco e comprarci e pampas, che sarebbero questi qua, raga, non mi ricordo se l'ho preso su Wish, una cagata, io dico proprio i pampas, quelle grosse e voluminosi, e metterle qui. Che ne dite? Qua sotto. Allora, l'idea mia, che mi sarebbe tanto piaciuto, era metterle qua, se ci fosse stato più spazio, però ovviamente non c'è spazio, va a finire che le metto qui,
nel pezzo del corridoio che non c'entrano nulla. Qui vorrei mettere delle lanterne, ripeto. Girandomi qua ci vorrei mettere un bel vaso lungo con i pampas, quelle belle voluminose. Carino, carino, sono veramente tanto contenta. Così finalmente il modem ha il suo posto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo angoletto. Tiè, guarda po'. Oh, momenti. Com'è? Ecco, è buona, com'è? Patate al Le patatine forno. Sono da paura, ovviamente. Quello che è? Un girello? Questo è girello, sì. Sì, io mi sono fatta semplice petto di pollo con patate, insalata e... pollo. Che cosa fatto? E? Pollo, patate, insalata. E? Sto cazzo, c'è niente. Buon appetito! Ah, guarda, appetito. Raga, non ci arrivi proprio. Io pensavo che stavi a dire altre cose che te sei fatta. No. No, no, no. Buon appetito. Buon appetito. Allora, ragazzi, eccoci qua. Sono le 10, praticamente, è passato un po' di tempo, abbiamo cenato, abbiamo fatto tutto quanto. E è andato in onda, è andato, vabbè, su YouTube, il video, e già ci sono i primi commenti. Allora, ho letto qualche commento e sono un po' dispiaciuto, dico la verità, perché mi riferisco a un commento in particolare, che è stato quello lì in cui mi hanno detto che non posso dire che è stato un inferno. E io invece vi dico che sono stati i giorni più brutti della vita mia. Allora, ringrazierò sempre e sarò sempre grato a mio padre per il gesto che ha fatto, che è un sacrificio immenso, anche se è una cosa di cui possiamo fare ognuno a meno un rene, però comunque sia è stato un grosso sacrificio, una decisione importante che ha scaturito in me comunque sia una possibilità di rinascita, diciamo così. Quindi questa è una cosa che io ringrazierò sempre e sarò sempre grato a mio padre. È sempre un pezzo di lui che rimane dentro di me e quando ci penso sento un legame forte, ovviamente. Però io non mi riferisco a questo fatto, mi riferisco al fatto che tutto il trascorso, tutta la mia esistenza, diciamo che ha ruotato intorno a una malattia che mi ha già beccato a una tenera età, perché io a 13 anni mi sono ammalato e poi c'è stata tutta la conseguenza che a 30 anni sono cominciato ad andare in dialisi, 29 e mezzo, e poi tutto quello che anche ha dovuto subire Samantha, che mi è stata vicino tutto questo tempo, cioè vedere proprio la propria donna che soffre, vedere che le persone che ti vogliono stare vicino non ci riescono, essere abbandonati, averci avuto tanti problemi fisici e morali e mentali. Cioè, per me questo è tutto il trascorso, non è solo fare un trapianto, non è che vai lì e te levino un neo, non è così semplice, regà. Tra altre cose pure quello ho fatto, cioè io ho dovuto fare un percorso molto ma molto ma molto impegnativo, come chiunque ha fatto un trapianto. Sicuramente è andato incontro a delle difficoltà che normalmente non siamo abituati a considerare. Cioè io vedo la maggior parte delle persone che si lamentano perché sono stanche, che sono state in palestra, parlami se chiaramente. Qui stiamo a parlare di altri e alti livelli, di altre cose che un fisico deve sopportare. Cioè io non ero così, io ho perso, per dirvi una stronzata, il tono muscolare. Sicuramente se non ci avessi avuto sta malattia sarei stato completamente diverso anche a livello fisico, magari sarei stato più alto, sarei stato più robusto, non lo posso sapere. Io un po' come se mi fossi congelato a quell'età lì, per quanto posso capirne io, di medicina, insomma, non lo so. Comunque per me tutto è stato un inferno, a maggior ragione l'ultimo periodo, che è stato quello più duro, è stato proprio un inferno. Cioè lo dico e non lo nego, perché per me sono stati i giorni più brutti della vita mia. E poi in tutto questo ho dovuto subire un ricovero di 20 giorni in pieno Covid, perché siamo ancora in pieno Covid, ragazzi. Non fanno entrare nessuno, quindi sei completamente solo. E io stavo pure in stanza solo, non c'era nessuno che mi stava vicino, solo gli infermieri, che la maggior parte delle volte sono stati dei problemi perché non mi sono stati a sentire. E per questo sono stato rioperato un'altra volta.
Per me è stato un inferno e mi incazzo pure quando dicono che non è così, perché lo so io quello che cazzo ho subito, e non lo vanno a sapere nemmeno gli altri trapiantati, perché ognuno ha il suo trascorso e il suo iter che ha seguito. Ci può stare chi c'è stato peggio di me e ci può stare che ci sono state persone che sono state meglio di me. Io non mi devo stare a giustificare, non devo stare a dimostrare niente a nessuno. Quello che è stato, adesso io sicuramente andrò incontro a solo le cose positive, perché ormai le cose negative me le so lasciate tutte alle spalle, e sto concentrato su quello che dovrò farne della mia vita, e sono felice per questo, basta. Però guardando indietro è stata dura, raga, è stata dura, sia per me che per le persone che mi sono state vicino, compresi i genitori miei, compresi gli amici, compresi chi cazzo è stato vicino a me. Questo è il succo. Scusate, l'ho un po' alterato perché mi incazzo. Io capisco pure che tante persone che sono arrivate al trapianto ci sono arrivate come per dire: ah, finalmente faccio sta cosa, rinasco con la serenità, con la calma, magari pure con una serenità, mo la butto lì, economica. Io no, raga, io sono arrivato nelle peggiori delle condizioni, cioè disperato proprio. Io ho fatto dialisi per 2 anni e mezzo. So che ci stanno delle persone che non sono costrette a fare dialisi perché riescono a saltare, diciamo, dallo star male al trapianto senza fare la dialisi. Cioè, io no, io ho dovuto fare la dialisi. Sono riuscito a non fare l'emodialisi e a fare quella lì, insomma, più semplice. Però io tutti i santi giorni, anzi tutte le sante notti, mi dovevo attaccare una macchina con tutti i danni psicologici che sono inerenti alla situazione. C'hai un tubo che ti esce dalla pancia, cioè, raga, è uno stile di vita che non ti fa sta bene con la testa, specie se sei molto sensibile. Io sono una persona molto sensibile, c'è chi lo supera bene, chi lo supera male, chi riesce comunque sia come me a andare avanti, però deve essere una fase. Sono persone che lo fanno pure per 10 anni, io al pensiero non so dove, che cosa farei, non ce la farei mai a sopportare una cosa del genere tutto questo tempo, specie nell'età in cui sono, in cui devo sbocciare, devo trovare un lavoro, devo trovare un'indipendenza, devo fare i figli, mi devo sposare. Uno che se lo prende a 60 anni un problema del genere, che già si è sposato, ha fatto i figli, sta a pensione, c'ha una casa, mi immagino che si sia risoluto, è diverso. Pure una persona che c'ha, dico una sta cosa, ma prendetela con le pinze, pure una persona che ha 10 anni, un ragazzino, è vero, dovrebbe pensare completamente a tutt'altro, ma se in 2 anni risolve il problema, comunque sia, c'è i genitori che stanno vicino, che pensano a lui, è completamente diverso. E mi auguro che all'età mia queste persone dei 10 anni, dei 12 anni che hanno subito queste problematiche, arrivino nell'età in cui devono sbocciare, a 30 anni così, che ci arrivano con la salute che gli permette di risolvere tutta la vita loro, di trovare lavoro, di fare figli, di sposarsi, eccetera. Anche perché mamma e papà non ci saranno per sempre, quindi uno deve riuscire ad andare avanti da sé. Poi non siamo tutti uguali, c'è chi ha più opportunità e chi purtroppo ce n'ha di meno. Questo ve lo dico, giorni d'inferno, perché effettivamente, raga, si dice la salute è la prima cosa, ci sarà un motivo, no? Che io posso dire perché ci sono passato, quindi non ci abbiate la presunzione di sapere che vuol dire essere malati, anche se siete stati molto vicino a un malato, perché solo chi ha subito può sapere che cazzo vuol dire, raga, sta male. Io mo vi dico questa qui giusto per farvi un esempio. Io sono un pescatore, mi piace andare a pesca per passione. Una sera sono andato a pesca e mi sono stancato troppo, mi sono dovuto mettere seduto su un secchio, sono stato mezz'ora a guardare il pavimento per i piamme, perché non ne la facevo manco a fare 2 passi. Questa è una stronzata, è la punta dell'iceberg. Un'altra volta mi sono dovuto fermare, pioveva, l'acqua grossa così, mi sono dovuto fermare sotto all'acqua perché non ce la facevo andare avanti. Questo vuol dire essere malati, e quando ti senti solo, e quando sei solo proprio, non c'è nessuno e ti ritrovi così, che fai? Come affronti la cosa? Sai che ci stai solo te, e solo te riesci ad andare avanti da solo, con tutti i problemi che c'hai. Se non c'è nessuno che ti soccorre, cioè dipendi da qualcuno per forza.
Con questo non voglio sminuire quello che è stato il gesto di mio padre, assolutamente, però adesso ne sto giovando di questa situazione. Sicuramente nei giorni dietro che sono stato ricoverato non era così. Tutto qua, questo volevo dire. Ecco. Con questo ragazzi vi saluto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, un bacione. I wanna dance with you.